Buongiorno a tutti, sono Luigi Onaraco, se preferite, benvenuti a questo nuovo video. Video rapido e veloce, analisi dei due nuovi PG del Barber Shop, inseriti con la seconda parte della terza parte della storia. Sì, suona male, però è così. Abbiamo due nuovi PG, uno a costo 300 smeraldi, uno a costo 777 smeraldi, ovvero il Gran Supremo Kaioshin che avete davanti e Goku Super Saiyan 2 Physico Angel. Il mio consiglio, prendeteli entrambi, sono entrambi PG molto validi. Se potete prendere uno solo, date naturalmente la prerogativa di prendere per primo Goku. Però andiamo a vedere bene o male perché li consiglio entrambi. Iniziamo da Kaioshin, personaggio int con 9000 passa HP per statistiche d'attacco abbastanza basse, ma lui non è un DPS, vi dico subito che è un healer. Classe che ormai dobbiamo iniziare a tener conto perché nello scorso torneo è uscito il primo PG che io reputo healer di questa tipologia. Abbiamo già healer nel gioco quali Kid Buu, Majin Buu Grasso, Whis e altri. Quindi ormai è una categoria di PG a parte che sta iniziando a evolversi come a sommo piacere. Ancora ci sono degli healer fatti male, tipo il Super Buu Tech che non reputo fatto bene, ma per una pura questione di danni non ricarica abbastanza. Però affrontiamolo. Difesa buona. Chimeter buono, è un 312-125, sempre un PG gratuito, ricordiamocelo, vale la pena assolutamente. Passiamo ora alla special, special normale, non farà tanti danni come vedete, non la porterete mai a 10, attualmente non è possibile farmarlo in nessun modo, ma vi ripeto, non deve far danni, se lo lanciate riduce la difesa. Leader skill carina, riduce i danni del 20%. Può essere utile agli inizi, se siete agli inizi e magari tramite le missioni avete guadagnato i vari smeraldi. Vedo comunque difficile che un account all'inizio possa riuscire ad arrivare a prendere questo PG, però magari avete trovato quei 2-3 PG buoni, non avete team eccezionali, è un PG da tenere sott'occhio. Quello che lo rende un healer attualmente, forse il healer più forte del gioco in termini di pura recovery e la passiva. Per ogni orb int che prende, vi ricaricate 2000 HP. Potete capire quindi che con i PG giusti, con gli orb. No, non è Priscilla, è la ragazza di mio padre, perché sì, sono ancora da mio padre, che mi mette delle melanzane e delle zucchine sotto la faccia. Fate finta di vedere Priscilla in versione umana. E col nome Anna. Grazie del gestaccio, è reciproco. No, le voglio bene, carina. È una sottospecie di essere umano di natura antropomorfa. Ma poi papà ti sentono, eh? Comunque, anche se no arriva anche la mia sorellina. E se c'è la mia sorellina, buonanotte. Stavo dicendo, permette una recovery enorme. Mettetelo insieme a PG come C18, Bacchusel, C13, Int, Goku, Rasengan. O era Kidori, non ricordo quale dei due. E davvero avete un team che si ricarica molto velocemente. Consigliato, non è male. Purtroppo andiamo davvero male nel reparto Link, ma vi ripeto, quello che vi serve lui è per la passiva. Prendetelo se avete i PG con cui lavorarci dietro. In un team int fatto bene, può dire la sua anche contro 40 stamina per darvi un ulteriore recovery e magari portarvi solo due Senshu. E mettere al posto di quello qualcosa di un pochino più offensivo. Comunque non è male, tenetelo sott'occhio. Passiamo ora però al pezzo da 90 della batch, ovvero il nuovo Goku Super Saiyan 2 Physico Angel. Allora, PG altamente migliore secondo me in molti aspetti al Goku God Physico Super Saiyan 2 che esiste già, seppur nel torneo preferirete sempre il vecchio. Abbiamo un PG con statistiche buone, 9.300 HP per 7.000 attacco e 4.400 di difesa, per essere un fisico ha un attacco anche mediamente alto. Niente di eccezionale, ma mediamente alto. La leader skill non sarà utilizzata molto, regala un 30% d'attacco e di difesa ai forza, ai fisici. E anche di HP, scusate. Attacco, difesa e HP. No, ho detto una cavolata, scusate. Attacco e HP ai fisici. Ho le traduzioni in vicino, quindi la traduzione è scazzata, detta come va detto. Dovrei tradurli io come faccio per OPTC, ma va bene. Dicevo, quindi la leader non è molto utilizzabile.
Può servire in alcuni eventi, se per così Teneus versus Cells può dire la sua, seppur è molto preferibile utilizzare una buona leader skill tipo quella di Goku God, forza, però può dire la sua, niente di eccezionale, ma neanche da buttare via, 30% attacco HP, come sapete mi piace. La special non ha nulla di particolare, potete portarla su con qualsiasi Goku Super Saiyan 2, ma non arriva un granché di danno. La cosa buona è la passiva. La passiva gli regala all'inizio del turno più 2 di ki e 3000 d'attacco, facendolo arrivare praticamente a 10.000. Passiva che migliora di molto le caratteristiche del PG e che permette delle giocate davvero aggressive. In un doppio Gogeta parte con 8 ki così. Cioè, parliamo di un PG che comunque parte con una marea di ki, semplicemente giocando. Davvero buono. Andiamo infine a vedere Link. Su Link c'è poco da dire, è un PG abbastanza completo. Abbiamo Golden Warrior, Super Saiyan, Kamehameha, Saiyan Warrior Race e poi Pearl for Battle, che come sapete ormai è diventato un Link strausato e straforte. Infatti ora ci si possono creare sopra dei team abbastanza buoni che possono addirittura rivaleggiare quei team Overina Flash in fatto di ampiezza e di potenza, seppur gli Overina Flash attualmente siano ancora i team di massima potenza che ci sia nel gioco. Tutto sommato, ci siamo ripresi dopo la terrificante ondata di PG inutili che abbiamo avuto un paio di settimane fa con il trio dei cattivi che dubito qualcuno davvero abbia voglia di comprarsi, con due PG davvero validi, entrambi consigliati se riuscite. Attualmente ho fatto, anche grazie al mio amico Feliciano, che ringrazio, in questo video una rapida analisi di quello che ci è portato ad una storia come Farming Smeraldo. Ad ora, prima di andare a iniziare a cercare su Reddit e tutto, non ci sono stage davvero buoni da farmare nella nuova storia per gli Smeraldi. Si rimane quindi ai vecchi 17.4 e 18.3. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito, vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivervi se non siete iscritti. Adesso penso che quando uscirà questo video sia già uscita la guida a Beerus, perché non penso che lo pubblicherò nello stesso giorno. Adesso aspettatevi l'inizio di una nuova rubrica, che a molti di voi farà un piacere vedere che non immaginate, al continuo di team training, naturalmente, che dovrebbe uscire a giorni ormai, e poi anche all'inizio degli episodi extra delle varie rubriche dei 40 stamina con l'evoluzione dei team e di come adesso vengono portati. Tutto questo vi ringrazio e alla prossima.